Buonasera. Buonasera. Dunque, lunga discussione chiaramente su diverse materie che erano importanti all'oggetto oggi dei lavori del Consiglio europeo, particolarmente ovviamente il tema dell'agenda strategica che riguarda molte questioni anche proposte dall'Italia, ottenute dall'Italia, particolarmente per quello che riguarda la materia migratoria, la competitività. Io credo che sia stato molto importante arrivare a una definizione dell'agenda strategica per i prossimi anni del Consiglio europeo. Chiaramente la discussione sulle nomine, conoscete già la posizione italiana, io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quali debbano essere, su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto chiaramente una linea nuova e diversa per l'Unione Europea, e nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di una logica maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei massimi incarichi delle istituzioni europee, perché è una logica che si sviluppa nel Parlamento, e quindi non sostengo, non ho sostenuto questa proposta come avevo annunciato che avrei fatto ieri in Parlamento. Lo considero un grande errore. Lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei, nei confronti del voto espresso da quei cittadini, e quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini non sostenendo questa proposta. Per sostenere i temi italiani nell'agenda strategica, il voto contrario, in particolare il Presidente del Consiglio europeo, non rischia poi di renderci la vita più difficile, e dall'altra parte invece nel tema della Presidente di Commissione e che spazi di trattativa ci sono, visto che appunto c'è un'astensione? Allora guardi, io non condivido questa lettura, che è una lettura che ho sentito molte volte anche in Italia. Cioè io credo che se fosse come si dice, e cioè che se tu non sei d'accordo con alcune decisioni, tra virgolette, qualcuno te la fa pagare, io penso che se fosse così sarebbe vergognoso. Escludo che sia così, ok? Escludo che sia così perché noi abbiamo una responsabilità come leader dei paesi europei, dei paesi che governiamo, che è rispondere alle indicazioni che ci arrivano dai cittadini. Questa è una cosa che in Europa tendenzialmente si capisce come si capisce o si dovrebbe capire in ogni democrazia. Quindi io penso che l'Italia debba far valere il suo ruolo, debba far valere il suo peso, debba far valere il rispetto dei suoi cittadini, delle sue indicazioni e dei suoi interessi. Lo abbiamo fatto in questi mesi in cui anche si diceva che poiché il governo italiano pareva fosse distonico rispetto a quello che era il mainstream, noi saremmo stati colpiti. Non è accaduto. Non è accaduto, non accadrà neanche in futuro. All'Italia chiaramente verrà riconosciuto quello che le spetta, non in base alla simpatia che si ha per le posizioni espresse dal governo in data occasione o per il governo nel suo complesso, ma per il ruolo dell'Italia, per il peso dell'Italia, per il fatto che è un partito fondatore, per il fatto che è la terza economia europea, per il fatto che è la seconda manifattura europea, per il fatto che oggi ha tra le grandi nazioni europee anche il governo più stabile di tutti, e quindi è, diciamo, una necessità dell'Europa lavorare e lavorare bene con l'Italia. Quindi questo lo do per scontato, e penso che si abbia molta più autorevolezza nel esprimere le proprie posizioni motivandole con chiarezza, con lealtà, perché io sono abituato a fare così, piuttosto che magari non farlo. Quindi io mi sono guadagnata un rispetto tra i miei colleghi anche perché sono abituata a dire le cose come le penso. Quando non sono d'accordo, non sono d'accordo. Non dico di essere d'accordo alla stampa, ai miei colleghi, e di non essere d'accordo alla stampa italiana. Ho detto in Parlamento che non ero d'accordo, ho detto al Consiglio che non ero d'accordo, e le persone mi rispettano, in Italia soprattutto, ma anche all'estero, per questo, perché non ho una doppia faccia. Presidente, la von der Leyen le chiederà il voto dei suoi 25 parlamentari, cosa le risponderà? Guardi, non sono abituata a dare delle risposte così. Ursula von der Leyen, io intanto ho dato un voto di astensione per rispetto soprattutto alle differenti posizioni che ci sono anche all'interno della maggioranza. Dopodiché il tema, come ho detto tante volte, non è Ursula von der Leyen. Il tema è quali sono le politiche che Ursula von der Leyen intende portare avanti. E su questo, come accade anche per gli altri nomi che sono stati fatti,
noi non abbiamo risposte. Cioè noi non abbiamo chiesto al candidato alla presidenza del Consiglio europeo Antonio Costa di quali ritenevamo che dovessero essere le sue priorità, e gli abbiamo chiesto la sua disponibilità. Non abbiamo chiesto a Kaja Kallas, che pure è una persona che io rispetto, con la quale ho lavorato molto bene sull'Ucraina, ma eventualmente no, come intendesse lavorare sulla dimensione esterna dell'Unione Europea. Nel caso di Ursula von der Leyen questo è dovuto almeno, no? Nel senso che la Presidente della Commissione Europea, prima di andare in Parlamento, dovrà dire che cosa vuole fare. E quindi io penso che la valutazione vada fatta a valle e non vada fatta a monte. Presidente, mi permette? Non è stata ascoltata l'opinione di Cifre, però diciamo, sostanzialmente l'Ungheria, l'Italia, la Slovacchia, io sostengo questo pacchetto di nomi, anzi in realtà l'Italia e l'Unione Europea. Non mi pare che la Slovacchia non l'abbia sostenuto. Ah, mi corregge. Lei è troppo legato alle sue teorie, Ciriaco. Ma guardi, io questo tema dell'isolamento, sa che non la vedo come lei, nel senso, voi pensate che l'isolamento sia accodiamoci e poi insomma qualcosa arriverà anche a noi. Io penso che si sia decisamente meno isolati quando si ha la capacità di esercitare una leadership. Penso che questo sia il ruolo che spetta all'Italia. Penso che il ruolo dell'Italia non sia quello di aspettiamo a vedere che cosa fanno gli altri e tendenzialmente ci accodiamo così nessuno si accorgerà di noi. Io sono sempre stata convinta che la leadership fosse il fatto che qualcuno si accorge che tu esista, e credo che questo debba essere il ruolo dell'Italia. Quindi con franchezza, quando sono d'accordo lo dico, quando non sono d'accordo non lo dico. Poi sicuramente diciamo questo vi darà qualche giorno per poter scrivere di questo isolamento internazionale alla Meloni. Io sono molto contenta di darvi ogni tanto la soddisfazione di scrivere qualcosa, quindi figuriamoci, l'ho fatto per voi. Mi permetto di portarmi un attimo in Italia, volevo chiederle che opinione si è fatta dei fatti che emergono dalle inchieste di Fanpage sulla giovanile del suo partito, se erano fatti di cui era a conoscenza prima che uscissero queste inchieste e se intende prendere provvedimenti ulteriori. Io ho già chiesto al partito di prendere provvedimenti, ovviamente non potevo esserne a conoscenza, immagino che lei questo insomma possa pensarlo. Come ho detto tante volte e ribadisco, penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia, sono incompatibili con la destra italiana, sono incompatibili con la linea politica che noi abbiamo chiaramente definito in questi anni, e quindi su questo io non accetto che ci siano ambiguità. Ho chiesto al partito di prendere provvedimenti e voglio essere chiara ancora una volta, anche perché penso che queste persone che non hanno capito evidentemente dove si trovano siano i migliori alleati, le migliori alleate di chi ci vuole male, e quindi io penso che su questo bisogna essere molto determinati. Dopodiché da questo ad arrivare a quello che leggo, per cui qualcuno chiede lo scioglimento di un'intera organizzazione giovanile sulla base di fatti che riguardano alcune persone, guardi, io penso che se lo stesso atteggiamento e la stessa inchiesta, vogliamo chiamarla inchiesta giornalistica, si facesse in tutte le organizzazioni giovanili dei partiti politici, noi non sappiamo cosa diciamo potrebbe uscire, non lo sapremo, sa perché? Perché nella storia della Repubblica Italiana non è mai accaduto quello che Fanpage ha fatto con Fratelli d'Italia, con nessun partito politico, con nessuna organizzazione giovanile, con nessuna organizzazione sindacale. Non si è mai ritenuto di infiltrarsi in un'organizzazione politica, riprenderne segretamente le riunioni, riprendere anche i fatti personali di minorenni, selezionare che cosa mandare. Se non c'erano minorenni in chiaro, ma c'erano minorenni ripresi, mi pare che ci siano anche delle denunce dei loro genitori, no? Quindi c'erano dei minorenni, e selezionare cosa mandare e mandarlo. Non è mai accaduto. Per carità, prendo atto che questa è una nuova frontiera dello scontro politico, anche per come chiaramente la politica l'ha utilizzato. Prendo atto che da oggi nello scontro politico è possibile infiltrarsi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, riprenderne segretamente le riunioni e pubblicarle discrezionalmente.
perché i partiti politici mi stanno dicendo che si può fare. Ne prendo atto, è una nuova frontiera allo scontro politico, quindi è uno strumento che sicuramente si potrà utilizzare a 360 gradi. È un guardi, lei la chiami come vuole, scusi, la chiami come vuole, la chiami come vuole. Si è chiesto perché non è mai successo in 75 anni di storia repubblicana? Si è chiesto perché non è mai successo? Glielo posso chiedere? Perché non è mai successo prima? Perché non è mai successo con nessun altro? Perché anche Fanpage l'ha fatto solo con Fratelli d'Italia? Mi chiedo se i fatti... No, i fatti li ho già commentati, i fatti li ho già commentati, però io le sto facendo un altro ragionamento. Le ho già commentati e le ho commentati con grande chiarezza, guardi, perché io non ho imbarazzi su queste cose, meritano di essere commentati, certo, ma io prima di commentarli agisco, guardi, perché il commento mi interessa fino a un certo punto, a me interessa, diciamo che... dove decido di andare, se la gente diciamo vuole seguirmi, mi segua, ok? Quindi qualcuno, se non capisce, bisogna spiegarglielo, va bene, e lo abbiamo detto, ok? Non ci sono ambiguità da parte mia su questo, però torno sul tema. Perché in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico, riprenderne segretamente le riunioni? E è consentito, lo chiedo a lei, lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al Presidente della Repubblica, è consentito da oggi? Perfetto, perché sappiamo che da oggi è consentito infiltrarsi nei partiti politici, riprenderne segretamente le riunioni. Lo sa perché glielo dico? Perché in altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi. Infiltrarsi nei partiti politici. Non è un metodo giornalistico perché è un metodo per il quale sono stati utilizzati degli investigatori, ok? Quindi è un metodo giornalistico, una parola. Però attenzione perché si aprono... Filosoficamente parlando intendo, perché io non ho problemi, ripeto, se il partito interviene, anzi, per certi versi aiuta anche, no, perché? Però, probabilmente se lei infiltrasse, per esempio, l'organizzazione giovanile di un partito che dice pubblicamente che è legittimo occupare abusivamente le case, e che oggi chiedo lo scioglimento del Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, ma io non ho mai, in tutta la mia vita da leader di un partito, istigato qualcuno a violare la legge, e invece quelli che istigano pubblicamente la violazione della legge, che candidano persone che sono indagate per far parte di una banda che si chiama Banda del Martello, per andare in giro, la quale pare che andasse in giro a malmenare dei passanti sulla base di valutazioni politiche che si facevano discrezionalmente, queste stesse persone probabilmente nel movimento giovanile lei potrebbe anche trovare qualcuno che dice delle cose sbagliate. Chiaramente avete fatto le vostre valutazioni, per cui avete fatto due inchieste nella vostra storia su questo tema e l'avete fatta su Fratelli d'Italia. Una, voglio ricordare, è finita con un'archiviazione di un esponente politico la cui ovviamente vicenda insomma è stata per lunghi giorni su tutti i giornali, e poi si è scoperto che non c'era niente. E quando si è chiesto anche, scusate, possiamo avere tutte le informazioni relative a questo caso, perché il caso è significativo, ci avete risposto di no, perché si seleziona cosa si possa mandare. Comunque, prendo atto e chiedo a tutti, sono grata, sono grata perché questo mi aiuta chiaramente ad avere, a intervenire tranquillamente. Sul metodo una riflessione credo che valga la pena farla, ma ripeto, non perché si può anche decidere che il metodo funzioni, però va bene, è un metodo che quindi si può utilizzare con tutti, perfetto, e ne prendo atto e mi interessa, basta, solo questo voglio dire, ne prendo atto, è un nuovo metodo che si può utilizzare. Mi fa un altro caso. Sì, per entrare all'interno del palazzo, di Palazzo Chigi si travestita. No, scusi, Palazzo Chigi è un'altra cosa. Mi fa un altro caso in cui, e poi io però, cioè, pensavo sempre. Si è infiltrata delle sette sataniche, sì. Ho scritto un libro a 24 anni, da infiltrata per un anno. È usato perfetto, nelle sette sataniche, quindi Fratelli d'Italia è una setta satanica, no, è un partito politico. Io le sto facendo un'altra domanda, mi perdoni. Siccome i partiti politici, perché le faccio questo ragionamento? Perché i partiti politici costituzionalmente tutelati, perché il tema che l'appartenenza politica non può essere condizionata, non può essere spaventato rispetto all'idea di fare politica, cioè c'è un dibattito costituzionale su questa materia, no? Cioè i partiti politici come sindacati sono sempre, come le associazioni in generale, no? Sono sempre state nel nostro ordinamento molto tutelati, perché chiaramente
ci sono, se ci sono delle forme di condizionamento rispetto al fatto di iscriversi al partito, di farne parte, di poter liberamente, diciamo, al di là del caso specifico, io non sto parlando del caso specifico che mi aiuta, sto parlando domani, lei capisce che un ragazzo che si vuole iscrivere al Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia può essere diciamo, spaventato, no? Può essere spaventato, perché al di là del fatto, chiaramente, se sei un antisemita devi essere proprio spaventato a venire in Fratelli d'Italia, questo è un altro tema, però che domani un ragazzo possa essere spaventato da iscriversi a Fratelli d'Italia è o non è un condizionamento della democrazia? È una domanda filosofica che vi pongo, perché non è mai accaduto, e secondo me non è mai accaduto per una ragione. Dopodiché va bene tutto, vanno bene, cambiano le regole. L'importante è che le stesse regole valgano per tutti. Basta. Mi mancherà, ma